terza media. Caspita. Quindi, esatto, per 570.000 ragazzi partiranno gli esami di terza media, quindi insomma un appuntamento, il primo passo verso il futuro, verso la scuola superiore, quindi anche un appuntamento carino per tutti questi ragazzi, che sicuramente però non la staranno vivendo in modo molto, molto tranquillo, io credo. E mentre per quanto riguarda le scuole superiori bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma c'è chi si è già dato i festeggiamenti, soprattutto qui a Verona, come possiamo vedere dalla nostra pagina Instagram Daily. Il 4 di giugno ci sono stati i festeggiamenti al liceo Maffei, liceo classico Maffei, dove i ragazzi si sono vestiti in costume come ogni anno e hanno festeggiato, no, non si sono risparmiati in festeggiamenti con bottiglie di vino, insomma schiamazzi, cori da stadio, insomma, ecco, vediamo qua chiaramente che si sono divertiti parecchio, Matteo. E questa è una tradizione del liceo classico Scipione Maffei, insomma un appuntamento che si ripete di anno in anno. Chiaramente qui vediamo qualche mascherina in meno, qualche assembramento, si è già creata qualche polemica, quindi... D'altra parte, come dicevi, i ragazzi sono stati, lo ha detto anche Zaia ieri in conferenza stampa, i ragazzi hanno aderito anche alla campagna vaccinale in massa, sono stati davvero bravi a resistere ad un anno e mezzo difficile, un anno e mezzo che li ha privati anche della libertà, e sappiamo a quell'età cosa significa, insomma, essere privati degli spazi, e insomma adesso hanno veramente voglia di festeggiare. Ricordiamo sempre comunque di indossare le mascherine e rispettare il distanziamento, perché i numeri del contagio sono in estremo calo, però l'emergenza non è terminata. E Giorgia, però la scuola non è tutta sorrisi e tutta felicità, come abbiamo visto da queste immagini. Infatti si torna già in piazza e diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, Patrizio Del Prete, vicepresidente di ANEF Veneto. Benvenuto Patrizio. Buongiorno e grazie dell'invito, buongiorno. Allora Patrizio Del Prete, l'abbiamo contattata innanzitutto, beh, intanto se vuole commentare anche le immagini del Maffei, che così... Beh, le immagini del Maffei sono le immagini dei ragazzi, sono sempre delle immagini bellissime, perché sempre per me un ritorno al passato di ciò che è stato il mio percorso da studente. E comunque un plauso anche ai ragazzi che hanno aderito in massa alla vaccinazione, quindi alla prenotazione dei vaccini, quindi la dimostrazione che la scuola è sempre pronta, come è stato tutto quest'anno con i docenti, ma anche i ragazzi sono stati veramente bravi. Quindi, e oggi l'abbiamo contattata perché ci è arrivata la notizia appunto che mercoledì 9 giugno, vediamo proprio anche dallo schermo, chiedo alla regia di mostrarlo, ci sarà una manifestazione, un presidio unitario, questo è importante, l'aggettivo unitario, quindi CGL, CISL, UIL, SNALS e ANIEF, chiaramente per le loro diciamo per i loro rami dedicati alla scuola, si uniscono a Mestre in piazza Ferretto alle ore 15 per protestare e adeguare il decreto al patto. Manifestiamo per cambiare il decreto e ottenere misure urgenti. Allora, cos'è questo decreto in sintesi del Prete e quali sono le misure urgenti che a gran voce e in maniera trasversale chiedete di modificare? Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal 20 maggio, dove abbiamo firmato e sottoscritto un patto per la scuola al centro del paese, dove molte delle istanze, soprattutto di ANIEF, sono state accolte relative al reclutamento e al dimensionamento. È una campagna mai storica da parte di ANIEF, delle famose classi pollaio, che negli istituti superiori da quest'anno ne vedremo delle belle, perché noi abbiamo calcolato che all'incirca ci saranno per ogni classe 32 allievi. Però la cosa, e tu hai fatto bene, mi permetti di dire tu Matteo, certo, a sottolineare il carattere unitario, perché finalmente siamo uniti in un'unica battaglia che riguarda il reclutamento dei precari. Perché questo? Abbiamo firmato il patto per il precari. Nel reclutamento si evinceva un coinvolgimento da parte di tutti i sindacati, che non lo è stato, perché da lì al giorno dopo c'è stato subito il decreto sostegni bis per la parte relativa alla scuola e molte cose sono state disattese. Primo elemento, tanto per dare un po' il quadro, le cifre, perché è complesso, però su una autorizzazione sono state autorizzate 130.000 posti in organico di diritto, cioè i docenti per le immissioni in ruolo.
però il decreto è stato accompagnato da una relazione tecnica dagli stessi tecnici del MIUR, dove per quest'anno prevedono solo un'assunzione di 18.000 docenti, ma al danno non c'è mai fine, perché questo ha comportato un ulteriore aggravamento, perché i 18.000 nel decreto sostegno bis si prevede che verranno assunti solamente coloro che sono in prima fascia, che nel linguaggio tecnico del decretatore permanente per quanto riguarda gli insegnanti significa esattamente gli abilitati. Ma noi sappiamo benissimo che l'assunzione, noi abbiamo graduatorie e abbiamo fatto un calcolo e ne verranno assunti esattamente 18.000. Poi c'è il vincolo dei 3 anni di servizio. Allora, se uno è già abilitato, non è necessario degli anni di servizio. Noi che chiediamo, abbiamo presentato come ANIEF un emendamento che verrà discusso, che è quello, l'emendamento numero 27, che il reclutamento venga fatto sia della prima fascia anche della seconda fascia. Nella seconda fascia, dove non ci sono i docenti abilitati, che comunque lo Stato ha usato, ha abusato in continuazione per i continui reiterati contratti, che fa quotidianamente, anzi annualmente, dove chiediamo che questi docenti vengano anch'essi prelevati da questi gradatori per missioni di ruolo e che ci sia previsto un pass, un percorso abilitante durante l'anno scolastico. E chiediamo a gran voce il reclutamento per il doppio canale. Non capiamo perché c'è una legge 417 del 1989 dell'allora ministro Mattarella, nonché attuale presidente della Repubblica, dove c'è stata appunto la possibilità del doppio canale. Altrimenti noi a settembre aumenterà ulteriormente la supplentina. Quindi, tornando, e poi mi fermo e poi se volete farmi le domande, il problema è: ma il paese ha bisogno di tutto questo caos? E soprattutto il patto per la scuola al centro del paese è solo fumo, oppure c'è il problema all'interno del governo, che ci sono varie voci che non sono d'accordo? Perché è inutile che sto qui a ricordare che ci sta una parte politica che vuole un certo tipo di concorso e che è fissata sulla meritocrazia, come se gli insegnanti e gli altri non avessero, non siano appunto meritevoli. Certo, ecco, insomma, per quanto riguarda, adesso io mi aggancio a queste ultime parole e mi allargo un po' più al contesto generale, come è cambiata la scuola in questo ultimo anno di pandemia, la scuola quindi per gli studenti, i professori e soprattutto quale sarà il suo futuro? Perché abbiamo sentito parlare di uso di DAD anche al di fuori dell'emergenza sanitaria, abbiamo visto i problemi che ci sono stati, alcune criticità, tante polemiche, insomma, quale sarà il futuro della scuola italiana dopo questa pandemia? Allora, il futuro della scuola italiana deve tenere conto di due aspetti. Innanzitutto il problema della demografia. È stato calcolato da qui a 10 anni avremo 1 milione di studenti in meno. Già quest'anno ne abbiamo circa 100.000 allievi in meno, qui nel Veneto 2.000 allievi in meno, però l'organico è stato ugualmente riconfermato. Per quanto riguarda la didattica a distanza, la dimostrazione che i docenti e la buona volontà dei docenti, nonché anche del sindacato, che ha firmato appunto un contratto sulla didattica. Io la definirei una DID, che è una didattica integrata digitale più che DAD, perché a volte nella DAD si trasporta la lezione frontale all'interno dell'online, ma non è così. Noi siamo sostanzialmente favorevoli per la didattica integrata digitale come integrazione, ma non come sostituto della lezione frontale. Quindi c'è possibilità con classi rovesciate, famosa flipped classroom, di fare appunto anche una didattica digitale integrata. E soprattutto è cambiato moltissimo il modo di fare scuola, ai quali tengo a precisare i docenti si sono veramente, passatemi il termine molto napoletano, arrangiati, perché nessuno ha pensato a coinvolgerli nell'ambito dell'aggiornamento sulle nuove didattiche innovative. Ecco, questo è molto importante, perché si versa molto, molto, molto odio, tra virgolette, che i docenti non fanno nulla, ma come tutto il personale, ma la scuola si è retta grazie all'opera sistematica di tantissimi docenti e soprattutto di tantissimi precari. Ecco perché la nostra manifestazione unitaria del 9 giugno.
Ecco, Del Prete diceva: cambierà la scuola inevitabilmente, cambierà forse anche il modo di fare sindacato. Diciamo, Anief è stato un po' pioniere in questo. Il fatto che ci sia uniti, vi siete uniti, ecco, in occasione anche di questa manifestazione del 9 giugno alle ore 15, ripeto, in piazza Ferretto a Mestre, fa sperare anche in una visione diversa del modo di fare sindacato in futuro. Allora, mi perdoni, però in realtà sono loro uniti, perché la battaglia sul reclutamento e sul dimensionamento noi da un anno che continuiamo a dire che le classi pollaio non vanno bene per la didattica, tant'è che noi abbiamo chiesto il dimensionamento, nel patto appunto per la scuola c'è, dove c'è una riduzione. C'è un problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ristabilirlo, Giorgia. Insomma, intanto finché... Vediamo. Forse si è ricollegato. Pronto? Sì, Patrizio, prosegua pure. Abbiamo perso il collegamento. Esatto. Vediamo se riusciamo a ristabilirlo. Dicevamo, fa specie davvero pensare che una manifestazione di questo tipo veda, Giorgia, tutte le sigle sindacali unite. Non capita tutti i giorni, anche no, perché ci sono, ovviamente, possiamo dirlo, delle piccole gelosie, insomma, ci sono anche delle piccole concorrenze, però di fronte alle battaglie, quelle serie, quelle esatto. decisive, come in questo caso, non si scherza e si va uniti, quindi CGL, CISL, UIL, SNALS e ANIEF, ripeto, il 29 di giugno, mi viene sempre il 21, alle ore 15, piazza Ferretto Mestre, la scuola protesta per adeguare il patto, il decreto al patto. Vediamo, ecco, Del qua. Prete, concludiamo allora l'intervento. Ecco, allora, scusi perché si è andata via la linea. Allora, sostanzialmente dicevo che gli altri colleghi si sono aggregati a noi proprio perché c'è un modo diverso di fare sindacato e ANIEF l'ha dimostrato in tutti questi anni di farlo. C'è un problema nuovo che dobbiamo ancora, cioè dobbiamo affrontare, che è quello della didattica appunto digitale, che noi porteremo anche nel prossimo rinnovo contrattuale, al quale anche molti colleghi delle altre sigle sindacali si stanno comunque adeguando. Noi siamo nuovi sullo scenario italiano e speriamo di portare un enorme contributo, iniziando proprio dalla manifestazione del 9. Comunque è fondamentale che ci sia questa visione e unitarietà di intenti, ma adesso è la politica di avere la unitarietà di intenti, cioè non possono più giocare dietro al solo a dirette Facebook, cioè ormai sono tutti nell'arco costituzionale, basta decidere. Non certo. si può assistere le dirette Facebook di quel partito che dice che è favorevole per il reclutamento, quell'altro partito è favorevole, però alla fine fanno un decreto di sostegno bis. Un po' strano, molto strano. Sì. Molto quindi strano. La scuola, noi siamo protesi, sì, ma noi siamo protesi soprattutto affinché la scuola è fondamentale per la ripartenza del paese. I signori del governo devono comprendere che se la scuola non viene sistemata, passatemi il termine, la scuola non andrà avanti e farà un danno al paese, perché la scuola è trasversale, non c'è una scuola a destra, a sinistra, a centro, è la scuola, sono i futuri cittadini italiani. Quindi ben venga l'idea del ministro Bianchi sullo STEAM, ben vengono però anche altri tipi di concorso binario, quindi non è solo STEAM, la specializzazione e l'informatica. E per giunta noi non siamo dei luddisti contro la tecnologia, noi siamo favorevoli ad una umanizzazione della tecnologia. Ecco. È chiaro, Patrizio Del Prete, allora in bocca al lupo davvero per la manifestazione di mercoledì 9 giugno, insomma chi si vorrà unire chiaramente alle ore 15 in piazza Ferretto Mestre per una battaglia condivisa, unitaria tra le varie sigle sindacali per la scuola. Grazie per essere stato con noi, Del Prete. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito, buona giornata, grazie, grazie. Insomma, abbiamo sentito il nostro primo ospite, Giorgio, ce ne saranno altri tra pochi minuti, direi di lanciare ancora un po' di musica. Assolutamente sì, andiamo avanti con la musica e a tra poco.